Eccoci qui, ben collegati e buon pomeriggio, anzi buona serata, dato l'orario un po' atipico della messa in onda di questo nostro webinar che per questa giornata, per questa serata, è in collaborazione con Luca Pini di Natixis, che ringrazio della partecipazione anche in un orario un po', ripeto, anomalo rispetto al consueto. Luca, ci sei? Sì, ci sono. Ciao Pierpaolo, ciao a tutti, buona serata. Buonasera a te Luca. Allora, dunque, ci colleghiamo, ripeto, per questo pomeriggio per parlare chiaramente di certificati, di approfondire un po' quello che è, come nostro consueto, già fatto nei precedenti appuntamenti e approfondire un po' di emissioni, in particolare all'interno dell'offerta che proponete in quotazione sul mercato Sedex e sul mercato secondario più in generale. Oggi parleremo di certificati con coupon, con chiaramente anche le varie tipologie di Phoenix che avete proposto in questi mesi sul mercato, ma ci concentreremo anche sul tema delle minusvalenze, questo perché anche per quest'anno 2019 il tema del recupero delle minusvalenze è stato un driver importante di mercato con molte emissioni che sono approdate in quotazione sul mercato secondario. Questo perché, ricordiamo, i certificati consentono di lavorare efficientemente sugli zainetti fiscali e quindi anche appunto sulle minusvalenze che sono in scadenza. In particolare, entro l'anno sarà ancora possibile acquistare qualche certificato che prevede il pagamento di coupon un po' più sostanziosi al fine di cercare di non perdere il beneficio fiscale delle minus che andranno in scadenza breve. Ma di questo parleremo nel corso di questo nostro appuntamento. Vi ricordo naturalmente la possibilità di interagire direttamente con noi con il pannello che è la destra del vostro monitor e la possibilità di poter quindi anche fare domande così come già state facendo. Devo dire che stiamo ricevendo già diversi apprezzamenti anche sulla scelta dell'orario perché appunto per chi lavora magari questo orario è un pochino più semplice poter seguire e quindi chissà che questo non sia stato in maniera involontaria in realtà un test positivo anche per il futuro. Comunque, Luca, allora diciamo che direi di iniziare subito a vedere qualche proposta. Faccio io intanto un paio di considerazioni prima di iniziare con te a raccontare i certificati. Innanzitutto abbiamo l'opportunità oggi di poter commentare anche i dati di chiusura per il mercato azionario, in particolare per quello europeo, che oggi ha visto un avvio tendenzialmente prudente per poi approfondire invece un po' i ripassi nel corso del pomeriggio in scia comunque a un po' di correzione fisiologica che dopo diverse sedute positive, insomma, non deve più che altro sorprendere né tantomeno far preoccupare. Siamo assolutamente ancora in linea con il trend e quindi questo meno 0,30-0,40 non deve far preoccupare. Tra l'altro in America la situazione, nonostante i tweet di Trump e provenienti dalla Cina che non fanno ben sperare, ma questo ormai è una telenovela, quindi nonostante questo in America il segno è timidamente verde. Ricordiamo che in Italia oggi è stata anche giornata di stacco dividendi per cinque importanti società, tra cui ad esempio Mediobanca, e quindi il segno meno che vediamo è condizionato in parte anche proprio dallo stacco dei dividendi. Quindi questo un po' per contestualizzare. Per quanto riguarda il mercato, ricordiamo invece che sono in corso le votazioni per gli Italian Certificate Awards, rassegna che ormai da 13 anni ci accompagna all'interno del mondo dei certificati per premiare i migliori emittenti e certificati quotati e stati sul mercato nel periodo che va dal 1 agosto al 31 luglio dell'anno successivo. Quindi anche per quest'anno naturalmente vi invito a partecipare numerosi alla votazione agli Italian Certificate Awards. Sul sito italiancertificateawards.it fino al 22 novembre sarà possibile quindi votare per gli emittenti e per i certificati che i vari emittenti hanno candidato per la in nomination. Oggi approfitteremo anche per parlare di queste emissioni perché in molti di questi casi sono tra l'altro certificati ancora assolutamente interessanti. Quindi sotto questo punto di vista vi ricordo naturalmente
di partecipare numerosi alla votazione gratuita sul sito Italian Certificate Awards. Allora, Luca, io direi, se sei d'accordo, partiamo subito. Io mi avvalgo come al solito del chat lab, ma poi naturalmente possiamo anche andare a vedere direttamente sul sito. Abbiamo selezionato qualche certificato, poi andremo a leggere anche le domande che nel frattempo avete già posto, e quindi potremo poi andare anche a leggere naturalmente le vostre domande. Allora, Luca, innanzitutto, intanto che io cerco il primo codice ISIN, vuoi un po' commentare questo periodo, anche e soprattutto per quello che riguarda le vostre missioni? Insomma, cosa stai assistendo sul mercato? Insomma, cosa vedi, dove va un po' la preferenza degli investitori in questo periodo? Sì, grazie Pierpaolo. Ma allora, diciamo che per quanto ci riguarda è ormai tutto l'anno, forse addirittura da 2 anni ormai che vediamo un forte interesse degli investitori principalmente su strutture Phoenix a capitale condizionatamente protetto. Questo ha diciamo, sicuramente ragioni, se vuoi, storiche, che comunque l'investitore italiano era abituato con i governativi a ricevere delle cedole. Quindi, nonostante la congiuntura di mercato sia diversa rispetto al passato, fa fatica a staccarsi dal concetto della cedola. Quindi, diciamo così, interesse per le cedole che noi come emittente abbiamo cercato di, se vuoi, accontentare, cavalcando un po' il filone di questi certificati Phoenix in diverse varianti. Se devo fare una disamina, se vuoi, del 2018, la cedola è stata una costante, quello che è cambiato è stata un po', la tipologia di strutture che si sono alternate durante il 2018. Se guardo ai primi mesi, questo è stato forse il primo anno in cui ho notato un interesse concreto, su strutture Phoenix reverso, ovvero alle strutture, diciamo, di Phoenix che tutte conoscono, ma all'incontrario, speculari. Quindi sostanzialmente la cedola veniva pagata con cadenza periodica se il migliore dei sottostanti era sotto un livello barriera, quindi esattamente speculare a quello che si è sempre visto. E perché dico che questo è il primo anno in cui ho trovato un interesse concreto? Perché io anche negli anni passati, interfacciandomi con i clienti, avevo richieste per questa tipologia di strutture, ma alla fine quello che mancava poi erano i volumi. Una volta che noi strutturavamo il certificato, facevo poi fatica a vedere delle size rilevanti. 2018-2019 sono stati i suoi primi anni in cui diciamo che abbiamo iniziato a vedere interesse per queste strutture, ma si sono visti anche i volumi. Nella seconda parte dell'anno è un po', se vuoi, diminuita la paura del crollo di mercati, quindi si è tornati sulle strutture Phoenix classiche, quindi quelle dove di fatto la cedola, l'autocallability, il capitale erano condizionati al worst off sotto un livello barriera. E forse è complice, se vuoi, anche l'avvicinarsi della fine dell'anno e quindi la ricerca di, appunto, di una cedola. Cedole che, ecco, se dovessi trovare un altro aspetto un po' che ha caratterizzato quest'ultimo anno e mezzo, siamo passati da cedole semestrali, trimestrali a cedole mensili. La cedola mensile è ormai, non dico una costante, però diciamo che è fortemente apprezzata e anche noi, mentre quando proponiamo qualcosa, cerchiamo comunque di inserire appunto la frequenza mensile per il pagamento della cedola. A Ecco, livello di io, Luca, sottostante. Sì? scusami, innanzitutto, intanto che tu parli, sto facendo vedere quello che sta un po' in questo momento l'offerta in quotazione sul mercato secondario di certificati reverse, e in particolare in questo momento ne avete 7 in quotazione, come si può vedere, o su basket di azioni o su basket di indici. Tra l'altro, anche nel nostro precedente appuntamento avevamo già visto come, ad esempio, sia sulle azioni che sugli indici ci fossero delle situazioni interessanti. Non deve sorprendere chiaramente il fatto che in tutti questi casi i prezzi in questo momento sono sotto la pari, ma è perché evidentemente se i mercati sono sui massimi, di riflesso i certificati reverse devono necessariamente essere un po' appesantiti come prezzo, e quindi in questo momento ci sono diverse situazioni. In particolare nelle mesi scorsi avevamo parlato di, ad esempio, di questo certificato, il
3-5-7 che ci aveva tra l'altro accompagnato, io, insomma, in copertura dei portafogli per diverso tempo. Questo certificato in questo momento ha una quotazione chiaramente più bassa rispetto al nominale, 774 euro, per effetto del forte rialzo del titolo STM, che è in guadagno del 39% dall'emissione. È comunque in questo momento un certificato sulla carta ancora interessante, perché quota praticamente con il titolo best of, quindi il migliore tra tutti, che è STM, che quota proprio a ridosso della barriera dei 22,05, quindi siamo a 21,90 di chiusura su STM. Ricordiamo brevemente che questo certificato ha in ogni caso finora pagato quei quattro premi dello 0,70 mensile, quindi comunque non ha lasciato a bocca asciutta chi ha puntato sullo strumento. Questo perché i coupon mensili, appunto, dicevi la tendenza ad emetterli con frequenza mensile, i coupon mensili vengono pagati fin tanto che il best of, il titolo migliore, rileva al di sotto del 140% del livello di strike. E come vediamo, in questo momento ci troviamo al 139%, quindi siamo effettivamente ancora in linea con le condizioni per poter ricevere i coupon. Con questo meccanismo si potrà procedere di mese in mese fino ad arrivare alla scadenza di luglio 2021. E se a quella data il migliore tra i quattro sarà al di sotto del 140%, si riceverà il rimborso dei 1.000 euro di emissione, anche se il titolo migliore dovesse essere in guadagno di un livello inferiore al 40%, quindi ad esempio un più 39 sarebbe uno scenario che ci permetterebbe di incassare 1.000. Considerato l'acquisto attuale a 770 euro, c'è quindi un potenziale rendimento del 30% senza considerare le cedole, che verrebbe incassato a fronte di una tenuta da parte di STM di questi prezzi. Per ora, un po' più difficile l'opzione di rimborso anticipato, che scatterebbe solo nel caso in cui tutti i titoli fossero al di sotto del 93% del livello iniziale, quindi almeno a meno 7. E questo non è uno scenario in questo momento facilmente realizzabile, dal momento che, come abbiamo detto, il migliore tra i titoli è a più 39, poi c'è anche a più 14. Quindi, insomma, lo scenario di rimborso anticipato per ora sembrerebbe più complicato. Però i coupon invece sono ancora solo in linea. Dall'altro, coupon con effetto memoria. Quindi, seppure dovessimo assistere ad una variazione superiore al 40% da parte di STM per 1, 2 o più mesi, alla prima occasione che STM dovesse tornare indietro, ci sarebbe il pagamento di tutti i coupon rimasti in memoria. Quindi questo un po' per spiegare. Ho preso spunto dalla tua considerazione sui reverse, Luca, per parlare di questo certificato. Il codice ISIN che ci viene chiesto è IT 000 6745 357, e le cedole sono a memoria. Nel frattempo mi fanno notare che i titoli sono 5, probabilmente ho detto 4, in realtà sono 5. Allora, intanto, Luca, scusami se ti ho strappato la parola, ma volevo intanto far vedere. Allora, facciamo così. Luca, scusami ancora un attimo, poi torniamo con te, perché mi dicono che purtroppo si sente un rimbombo nel mio audio, ma questo temo che sia dovuto anche al fatto che sono con un PC di fortuna, e scusate naturalmente per questo problema, sono in trasferta. Quindi ho provato adesso ad allontanarmi un po', e quindi per provare a vedere se funziona un po' meglio. Allora, dunque, vediamo un po', ci sono arrivate un sacco di domande nel frattempo. Il codice ISIN è lo stiamo leggendo, anche qui 6745 357. Le cedole, abbiamo detto, sono a memoria. Poi il ritorno dell'audio, non so se è mio o se a questo punto arriva da te, Luca. Sì, un po' lo sento anch'io. Diciamo che rispetto all'inizio della call è un po' peggiorata la qualità dell'audio, purtroppo. Mi dispiace, ma adesso magari faccio parlare te, che sono meglio. Comunque, per avere il rimborso a scadenza di 1.000, il migliore tra i 5 titoli deve essere al di sotto della barriera del 140%. Quindi il migliore vuol dire che tutti devono essere al di sotto del 140%.
Poi il webinar è registrato, questo per Fernando, quindi anche se qualche parola si perde, eventualmente spero si possa sentire dopo. Bruno ci fa notare una cosa, adesso è peggio. Quindi il problema è mio, allora faccio parlare te, dai, Luca, facciamo così. Allora, non so se ci sono altre domande su questo certificato, però hai fatto benissimo appunto a mostrarlo, anche perché io stavo andando un po' a braccio, però mi rendo conto che se appunto chi è connesso ha anche un supporto visivo è sicuramente molto, molto utile. Sì, allora questo certificato, come gli altri che sta mostrando Pierpaolo, erano appunto uno di quelli a cui accennavo prima. Le quotazioni sono al momento depresse. Ma veniamo da un anno in cui il FTSE MIB ha fatto memoria circa il 28% year to date, quindi questo è un po' il motivo. Tornando a un discorso un attimo più generale, quindi strutture Phoenix, capitale condizionatamente protetto con cedola, ci siamo concentrati più sulle azioni come sottostante piuttosto che sugli indici. Per un motivo molto banale, perché è più facile estrarre valore. Anche qua la volatilità continua a rimanere bassa. Ultimamente sto oscillando in area euro tra il 13 e il 15%, e essendo queste strutture Phoenix, strutture che diciamo così si dice sono short vega, quindi beneficiano di contesti di volatilità alta. Adesso la volatilità non è particolarmente alta, è difficile estrarre valore, quindi nel momento in cui noi strutturiamo un prodotto di questo tipo su indici, è difficile pagare una cedola che possa risultare attraente. Quindi Guarda, io ecco, direi, diciamo che. Luca, facciamo così, ti ho messo qui un certificato, cominciamo da qui, poi passiamo agli airbag e poi, diciamo, nella seconda parte andremo a vedere i certificati con maxi coupon per il recupero minus, in particolare i due che scatteranno a dicembre. Quindi io ti farei commentare direttamente questo certificato che abbiamo comunque selezionato ed è stato anche per gli awards. È un maxi coupon che ha già staccato la prima maxi cedola, adesso è diventato un certificato potenzialmente interessante per il proseguio, per il suo cammino. Poi vedremo anche quelli, ripeto, invece con Airbag, che sono molto interessanti. Sì, allora questo è un certificato, se vogliamo, un po' particolare. Allora, quest'anno un po' tutti gli emittenti hanno abituato gli investitori a strutture Phoenix che pagavano un cedolone iniziale o più cedoloni iniziali. Questo perché si è visto, almeno io ho visto, una tendenza un po' ad affrontare i guadagni. Quello che ho visto è che è da qualche mese che l'investitore italiano sta un po' ragionando in maniera, se vuoi, semplicistica, nel senso che le opportunità sono quelle che sono, cerchiamo di portare a casa il più possibile nel breve termine. E quindi questo ha portato un po' al proliferare di queste strutture con il cedolone. Questa è una variante. Si tratta sempre di una struttura Phoenix con memoria. Qual è la particolarità? La particolarità è il basket sottostante. In questo caso il basket è composto da un indice azionario, che è l'Eurostoxx 50, e due titoli azionari, che sono Peugeot e Fiat. Allora, perché l'indice e perché due stocks? Sostanzialmente la struttura funziona come le altre Phoenix che tutti conoscono, quindi viene pagata una cedola se il titolo peggiore è sopra il livello barriera. La particolarità qua è che alla prima data di osservazione, che ormai è già passata, se vogliamo, veniva pagato un cedolone se l'Eurostoxx era sopra il livello barriera del 70%. Quindi soltanto il primo cedolone era legato all'andamento dell'Eurostoxx 50 e non degli altri titoli. Quindi se l'Eurostoxx non aveva perso più del 30% alla data di osservazione di luglio 2019, allora veniva corrisposto un cedolone dell'11%, che poi è stato pagato. Successivamente la Phoenix si trasforma in una Phoenix standard, se vogliamo. Non osserviamo più l'Eurostoxx, a questo punto ce lo dimentichiamo. I sottostanti di questa Phoenix diventano Peugeot e Fiat, quindi è un worst off su due titoli. Come funziona? Sostanzialmente viene pagata una cedola con memoria, che
di 0,375 mensile se entrambe Fiat e Peugeot sono sopra la barriera del 65% rispetto al loro valore iniziale. Anche per l'autocollability osserviamo soltanto Fiat e Peugeot. Se entrambi i titoli sono sopra il loro livello iniziale, allora il certificato è richiamato automaticamente e questo rimborso automatico parte dopo il primo anno. Quindi, se non sbaglio, dovrebbe essere giugno 2020, la prima data di autocollability. Anzi, maggio, scusate, l'osservazione a fine aprile 2020 e la valuta sarà maggio 2020 per la prima possibile autocollability. A scadenza il capitale condizionatamente protetto, anche qua andremo a osservare soltanto Fiat e Peugeot, ovvero se entrambi i titoli saranno sopra il 65% del loro valore iniziale a scadenza, quindi qualora il certificato non sia richiamato anticipatamente, allora il capitale sarà 100% protetto. In caso contrario, l'investitore riceverà un importo capitale che sarà decurtato della perdita fatta registrare dal titolo peggiore tra Fiat e Peugeot. Quindi, questo è un po' la disamina. Dimmi tu, Pierpaolo, se è chiaro, se ho dimenticato di parlare di qualcosa, No, 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 se ci sono domande. mi sembra assolutamente chiaro, non ci sono domande su questo certificato, quello che chiaramente in questo momento sembra molto interessante, innanzitutto il fatto che appunto il maxi coupon ha già soddisfatto l'esigenza e poi al momento abbiamo questo potenziale coupon dello 0,375 che può essere incassato a fronte tenuto del 65. Insomma, il certificato in questo momento, anche per il fatto che sono due titoli molto sotto i riflettori, insomma, sia Fiat che Peugeot, potrebbe andare già in autocall, quindi in rimborso anticipato alla prima data del 27 aprile 2020. In tal caso ci sarebbe il rimborso dei 1.000 più i coupon dello 0,375. E se questo dovesse avvenire, considerato il prezzo attuale di acquisto di 890 euro, ci sarebbe un rendimento di circa il 12-13% per il certificato in questione. Quindi interessante a nostro avviso anche e soprattutto per il prezzo a cui in questo momento è quotato sul mercato. Quindi direi di non aggiungere altro, anche perché non credo ci sia, diciamo, non ci siano dubbi, ormai il funzionamento del certificato in questo senso è chiaro. Nel frattempo che io cerco un altro certificato da vedere, in questo caso con l'airbag, ti giro la domanda di Giuseppe che dice, o meglio, più che domanda è un suggerimento, se all'interno del sito è possibile nei grafici mettere la possibilità di vedere l'andamento di tutti i sottostanti e del certificato a partire dalla quotazione senza scrivere la data. Questo te l'ho girata così come è arrivata. Ok, prendo note e vado a verificare. Quindi sostanzialmente la quotazione sul sito deve essere a partire dalla data di quotazione del certificato su Sedex o TLX, corretto? Esattamente, Ok. questo sì. Oh, allora, a proposito di questo certificato, in caso di ventilata fusione delle due aziende, il certificato si ricollega alla NewCo e a quale strike? Non ho sentito la domanda, scusa, puoi ripetere Pierpaolo, ti ho Allora, se sentito. Peugeot e Fiat si dovessero effettivamente sposare, Ah, perché ok. appunto c'è questa, insomma, più di un'indiscrezione, che cosa succederebbe? Rispondiamo in linea generale, anche perché sappiamo che chiaramente quando si tratta di operazioni straordinarie sul capitale, finché non viene pubblicato direttamente il prospetto dell'operazione e anche il mercato di quotazione, quindi l'Eurex o l'Idem, fin tanto che non procederanno alla comunica dell'eventuale modalità di rettifica, non è possibile dire con certezza cosa accadrà. Però in linea generale, che cosa può succedere? Sì, esatto. Allora, sostanzialmente quando c'è una, diciamo così, un'operazione di natura straordinaria, tendenzialmente che cosa succede? Noi emittenti andiamo a comunicare un aggiustamento del livello di strike. Questo perché nel caso in cui succeda qualcosa che è di natura straordinaria, dobbiamo intervenire in modo da garantire a chi ha sottoscritto il certificato di avere le stesse condizioni che ha accettato, se vuoi, alla predetta. Faccio un esempio molto semplice, quindi mi stacco un po' dal caso concreto. Supponiamo di
di avere un certificato su un titolo azionario. Supponiamo che lo strike di questo sottostante sia 10 euro e supponiamo che l'emittente di questa azione faccia uno stock split con ratio 10 a 1. Quindi il valore dell'azione non andrà più a 10, ma andrà a 1. Quindi io come emittente cosa dovrò fare? Dovrò aggiustare lo strike del mio certificato, altrimenti rimarrebbe il 10 euro. E quindi chiaramente ci sarebbe impossibile tenere, se vuoi, gli stessi livelli di barriera in percentuale che avevamo fissato all'inizio per coerenza. Quindi, di fatto, noi dovremmo andare ad aggiustare per riflettere il cambio, per riflettere i corsi della nuova quotazione. Nel caso concreto, Fiat Peugeot, aspettiamo di vedere in concreto cosa succede. Sicuramente dovremmo andare ad aggiustare gli strike appunto per garantire coerenza di investimento all'investitore. Perfetto, quindi abbiamo risposto che non si può ancora sapere, però insomma, se dovesse essere quello che sarà, ecco, se si fondono e rimane un solo titolo, a questo punto ovviamente si procederà a costruire il certificato. Oddio, sai che Francesco effettivamente ha posto una domanda sulla quale forse in questo momento io almeno non so rispondere, ma probabilmente neanche tu, perché bisognerà vedere cosa succederà. Però se effettivamente le due si dovessero fondere e nasce una nuova società, poi non so se il certificato può vivere ancora avendo solo un titolo e non due. Ti è mai capitato? Allora, non mi è mai capitato. Non mi è mai capitato. Bisogna vedere esattamente che cosa succede a livello societario. Potrebbe anche verificarsi il caso in cui, appunto, ci sia soltanto un titolo sottostante con uno strike diverso che sarà aggiustato di conseguenza. Però è solo un'ipotesi, dobbiamo aspettare di capire cosa verrà ufficializzato in termini di evento societario e sulla base di quello ci sarà aggiustamento. Guarda, vado a memoria, a me sembra che quando c'è stata l'operazione Banco BPM, quindi Popolare di Milano con Banco Popolare, c'era un certificato, non era in questo caso una Pixis, però comunque ricordo che c'era un certificato che poi ha avuto la trasformazione in un fusione. Però insomma, finché non si sa, non possiamo pronunciarci. Ma guarda, allora, così se vogliamo buttare delle ipotesi sul tavolo, poi anche questo è un ragionamento che faccio io a voce alta. Diciamo che il certificato può essere delistato nel momento in cui c'è una disruption come regola di base. Nel momento in cui c'è una fusione, ma comunque un sottostante esiste, non dovrebbe essere evento di disruption. Quindi ci si può attendere che effettivamente ci sia un certificato che quoterà su un solo titolo. Però ripeto, sto semplicemente buttando delle ipotesi sul tavolo, aspettiamo di capire cosa succederà a livello societario e poi di conseguenza aggiusteremo, dandone poi comunicazione anche al mercato con i tempi previsti. Sì, esatto. Comunque, adesso abbiamo affrontato un tema che Pasquale dice che effettivamente in passato sulle index link si usava a sostituire il titolo con uno dello stesso settore. Anche questo è già accaduto, anche con quanto dei certificati. Ricordo bene un'operazione che vedeva implicata BlackBerry, ma insomma vedremo. Al momento non possiamo prevedere nulla. L'unica certezza è che chiaramente non ci sarà per chi è possessore del certificato un effetto penalizzante, questo per il principio di equivalenza finanziaria, e per Marco sì, l'operazione era appunto Popolare di Milano e Banco Popolare che è andata al nuovo Banco BPM. Allora, Luca, ti chiedo ancora di essere appunto, di aiutarmi soprattutto per il problema legato al ritorno dell'audio, che poi non, insomma, ti chiederei di commentare questo certificato che al momento lo premettiamo subito, è in bid only, cioè vuol dire è terminato il plafond e quindi non è possibile più venderlo, quindi non è acquistabile facilmente, benché oggi comunque ci siano stati degli scambi, quindi chi lo ha acquistato può anche essere intenzionato e interessato a venderlo. Ne parliamo perché è un prodotto che avete candidato agli Italian Certificate Awards ed è un certificato Phoenix Memory Airbag, tra l'altro molto interessante a mio avviso per il funzionamento. Partiamo
parliamo di questo certificato, così poi abbiamo chiarito anche un po' il funzionamento degli airbag o comunque di questi certificati con low strike. Poi rispondiamo a Francesco subito dopo. Ok, allora vado abbastanza velocemente sulla descrizione del funzionamento durante la vita, anche perché è una Phoenix classica con effetto memoria. Quindi in questo caso abbiamo una durata di 5 anni, abbiamo come sottostante 4 titoli azionari, rilevazione per la cedola mensile, quindi se tutti i titoli sono sopra la barriera del 50%, allora viene corrisposta una cedola di 55 centesimi con effetto memoria mensile. È prevista la possibilità di rimborso anticipato dopo un anno dallo strike, quindi potenzialmente da febbraio 2020, anche questa con cadenza mensile e qualora tutti e quattro i titoli fossero sopra un livello di autocollabiliti decrescente che parte da 95 e poi va a decrescere. Se arriviamo a scadenza, cosa succede? Che qua è un po' la novità di questo certificato, è quello che viene chiamato airbag, lo strike, leverage put. Diciamo che poi a livello di nomi commerciali la fantasia corre. In buona sostanza, di cosa si tratta? Qua il rischio di capitale è implicitamente assunto dall'investitore che appunto implicitamente comprando il certificato non va a vendere una put con strike 100 e lock-in alla barriera di attivazione come le Phoenix normali, qua semplicemente l'investitore va a vendere una put, lo strike, in questo caso strike 50, con una leva di 2. Qual è la differenza? La differenza è che qua il profilo di rimborso di capitale è molto più dolce. Se mettiamo su, cioè se vogliamo disegnare quello che è il grafico, appunto, come funziona. Allora, magari posso spiegarlo facendo il parallelismo tra questo prodotto, dove abbiamo appunto una put, lo strike 50, e la versione standard, dove la barriera di protezione del capitale è del 50%. Perché dico profilo più dolce? Faccio un esempio numerico. Supponiamo che arriviamo a scadenza, supponiamo che il titolo con la performance peggiore ha perso il 60%. Quindi siamo sotto questo livello di protezione di 50%. È il caso peggiore in cui l'investitore perde il capitale. A quanto rimborsa il certificato? Allora, in questo caso abbiamo detto che l'investitore è corto di una put con strike 50 con leva 2. Quindi in questo caso, se il titolo che ha perso di più ha perso il 60%, se lo strike della put è 50, 60 meno 50, l'investitore perde il 10% per una put. Abbiamo detto che ha leva 2, quindi l'investitore perderà 10% per 2, l'investitore perde il 20%. Quindi qualora il titolo peggiore abbia perso il 60, l'investitore perde il 20%. Quindi il valore di rimborso è 80%. Caso invece di Phoenix Standard, qua perché dicevo profilo di rimborso meno dolce, più discontinuo? Perché qua la put si attiva sempre a 50, ma lo strike è 100. Quindi se il titolo che ha perso di più ha perso il 60%, cosa vuol dire? Vuol dire che anche l'investitore perde il 60%. Quindi il valore di rimborso è 40%. Quindi ecco, in questa versione, profilo di rimborso più dolce, il worst off perde 60, valore di rimborso 80. Caso standard, il worst off perde 60, valore di rimborso del capitale 40%. Quindi questa è un po' la differenza. Ovviamente se paradossalmente il titolo peggiore andasse a zero, in entrambi i casi il valore di rimborso è zero. Quindi in entrambe le versioni, più il titolo scende, più la perdita di capitale tende ad allinearsi. Però in questa versione, appunto, airbag, lo strike, o insomma, qua dipende poi dai nomi commerciali, diciamo che la perdita è più dolce, è più accompagnata. Chiaramente questo ha un costo che si traduce in un minor rendimento atteso, quindi in barriere più alte, in scadenze più lunghe. Alla fine i prodotti strutturati non sono altro che un'equazione. Quindi in questa versione vediamo una cedola di 55 centesimi mensile. Se noi avessimo fatto lo stesso prodotto ma con la versione per il rimborso a capitale standard,
la cedola sarebbe stata sicuramente più alta, a parità di livelli di barriera e chiaramente di timing dello strike. Anche qua Pierpaolo, ovviamente se ho mancato qualcosa fammelo tranquillamente, no. Se ci sono domande che non riesco a vedere dimmi tu. Guarda, allora intanto Massimo chiede se per Natixis questo è un Fenix Chieti. Allora, qua ne approfitto anche per fare chiarezza sui nomi. Ho detto poco fa che tutti gli emittenti si sbizzarriscono quando si tratta di nomi commerciali e noi non facciamo eccezione. Quando vedete Yeti nei nostri certificati, Yeti è sinonimo di memoria. Quindi di fatto quando vedete la parola Yeti per noi è un effetto memoria. Non so la ragione, è un retaggio del passato che era radicato in Natixis ancora prima che iniziasse a lavorare, quindi ormai sono 12 anni, quindi faccio fatica anche a capire quali sono le origini, però diciamo che Yeti per noi vuol dire memoria. Ok, ovviamente c'è Marco che dice pessima usanza quella dei nomi commerciali, però devo dire che anche io, insomma, frequento questo mercato ormai da tanti anni e ci si è scontrati molti su questo aspetto, però purtroppo, o per fortuna, non lo so, insomma, dipende un po' da come la vediamo, per gli emittenti i prodotti sono chiaramente come un po' per le macchine, avviene per le macchine, per le case automobilistiche, si mette un nome a quella macchina e questo fa sì che quindi si spinga anche commercialmente da un punto di vista marketing e quindi sì, a volte abbiamo questa problematica di assistere apparentemente a 10 prodotti molto diversi tra loro, se partiamo dal nome, ma poi effettivamente, come hai già detto tu Luca, fanno tutti la stessa cosa. Allora, io su questo certificato naturalmente andrei a sottolineare il fatto che al momento, benché non sia facilissimo da acquistare, nel senso che non c'è un prezzo lettera da parte dell'emittente, comunque metterlo in watchlist non penso sia una brutta idea. Perché? Perché in questo momento i quattro titoli del basket vedono il worst off, quindi il debole total, che è praticamente sullo strike, gli altri tre abbondantemente in rialzo, e la condizione per l'uso call, quindi per il rimborso anticipato che scatterà a febbraio, è che il peggiore sia almeno al 95%, quindi vuol dire non abbia perso più del 5%. In questa fase quindi ci sarebbe la verifica del rimborso anticipato a febbraio e quindi l'acquisto, se si riuscisse a concludere nei prezzi attuali 985 euro, darebbe il coupon di tra l'altro oggi c'è ancora il coupon di novembre, perché verrà staccato il 20, quindi dopo domani, perché abbiamo 21 novembre come ex date, 20 come ex date, quindi c'è ancora il coupon di novembre all'interno del prezzo. Pertanto 1, 2, 3, 4 coupon dello 0,55 sono 2,20, quindi 1022 su 985 sono quasi 40 euro certificato con una verifica del rimborso anticipato. Questo è per chi ama investire sul breve. Dopodiché abbiamo un trigger che scenderà nel tempo e quindi una maggiore probabilità. Allora, intanto vedo che sono sempre Luca, tu ci devi salutare? Guarda, posso rimanere ancora una decina di minuti scarsi, rimango con piacere, però sì, tra una decina di minuti dovrò okay. Scappare, perché purtroppo un altro appuntamento. Però per 10 minuti rimango. Allora, altra domanda non semplicissima, però per fare un confronto ci chiedono, deve quindi cercare la denominazione Phoenix Yeti Low Strike on Worst Off Basket? Questo dovrebbe essere allora per noi Natixis come emittente, sì, io preferisco chiamarlo lo strike, perché airbag è stato, diciamo che airbag è forse il nome con cui questi certificati sono stati conosciuti in Italia, però airbag è, diciamo così, un nome commerciale usato anche per altri prodotti. Quindi noi di Natixis preferiamo chiamarlo lo strike, perché di fatto è una lo strike. Okay. Quindi, e poi invece Worst Off Basket, perché effettivamente è un certificato che ha un basket Worst Off, e quindi ci siamo. Allora, poi vediamo un po', adesso stavo guardando perché c'è Bruno che ci ha segnalato questo certificato. Io
non era tra quelli che avevamo messo immediatamente in watchlist, ma possiamo parlarne, Luca, anche perché Bruno dice che lui lo... Sì, assolutamente, assolutamente, nessun problema. Allora, vado io, Pierpaolo? Sì. Allora, questo certificato è un certificato molto simile al primo di cui ho parlato. Quindi anche in questo caso abbiamo un paniere sottostante composto da cosa? Composto dall'Eurostox e composto da due titoli automotive. Quindi in questo caso abbiamo Renault e abbiamo Fiat. Come funziona? Qua abbiamo un primo cedolone che mi riporti sulle date, Pierpaolo, grazie. Quindi un primo cedolone che sarà rilevato il 25 di novembre e sarà di un ammontare pari al 10% e sarà pagato solo se l'Eurostox sarà superiore al 70% del valore iniziale. Successivamente, a partire da dicembre e con frequenza mensile, verrà pagato un cedolino di 42 basis point, se entrambe Renault e Fiat sono sopra il 65% del loro livello iniziale. Quindi la logica è la stessa del primo certificato. Primo cedolone 10% pagato se l'Eurostox è sopra 70%, successivamente cedoline, autocallability e protezione del capitale sono condizionate al worst off tra Renault e Fiat. La barriera per la cedolina è 65%, la barriera per il rimborso anticipato è 100%, e la barriera per il rimborso del capitale a scadenza, anche qua è 65%, sempre osservato su Renault e Fiat. Quindi di fatto l'Eurostox lo guardo per il primo cedolone, successivamente mi dimentico dell'Eurostox e la Phoenix diventa una semplice Phoenix worst off su Renault e Fiat. Non ricordo se c'è l'effetto memoria, ma penso di sì, Pierpaolo. Guarda, te lo dico subito, sì, c'è. Ok, e quindi c'è anche un effetto memoria. Ok, quindi grazie a Bruno per avercelo segnalato. Il commento naturalmente, come appunto hai detto, è molto simile al precedente, cambia praticamente Peugeot con Renault, che poi senza volerlo siete andati a puntare sul settore sotto i riflettori per operazioni di merger acquisition, e quindi ecco, abbiamo da una parte Fiat Peugeot, dall'altra invece in questo caso Fiat Renault, dove Renault è in questo momento la parte debole di tutto questo gioco, con una perdita del 17%, che però non impedisce al certificato di pagare il maxi coupon iniziale, perché tanto quello che conta è l'Eurostox, e poi non impedisce in questa fase anche di andare a prendere le cedole successive, perché il coupon si prende a fronte di un trigger cedola al 65%. Il prezzo del certificato attualmente è 964 €, quindi è ancora abbastanza alto, nonostante la flessione di Renault, perché chiaramente la barriera cedola al 65% in questa fase, con la volatilità tra l'altro ancora bassa, nonostante il titolo abbia perso il 17%, fa sì che comunque il prezzo sia ancora lontano dal nominale. Il codice ISIN per chi chiede in questo momento è T000674559. Quindi questa è un'altra idea. Io rimarrei all'interno del segmento dei maxi coupon per andare a vedere quelli che effettivamente anche per noi sono a tutti gli effetti due certificati assolutamente da prendere in considerazione. Ne abbiamo parlato diffusamente, però ci piacciono molto perché, oltre ad avere un maxi coupon, è nella barriera sia cedola che capitale successivamente all'emissione che questi certificati, a nostro avviso, spiccano. E qui sto facendo chiaramente una considerazione del tutto personale, nel senso come ufficio studi. Luca, tra l'altro, sono due gemelli almeno a livello di basket, di certificati che hanno già staccato maxi cedole, quindi avevano due maxi coupon del 10% che sono state regolarmente staccate. In questo caso abbiamo due emissioni, in entrambi i casi con i maxi coupon ancora da staccare, una su basket di titoli italiani, e questo è in questo caso ad un prezzo un po' più alto, l'altro invece è su titoli esteri e sta scontando anche in quel caso la flessione
di uno dei titoli e perciò si compra sotto la pari. E questi quindi sono maxi coupon. Anche qui, se vuoi, ti faccio raccontare il funzionamento. Sì, molto velocemente, la logica è sempre quella, affrontiamo le cedole, qua come funziona, il primo cedolone del 15% e viene pagato se tutti i titoli sottostanti sono sopra la barriera del 50% alla data di osservazione di dicembre. Successivamente, e con cadenza trimestrale, la barriera della cedola si alza al 55%, e la cedola diventa una cedola del 2% a trimestre, quindi l'8% all'anno. E, a scadenza la barriera di protezione del capitale è 50, sì. 50 quindi per... dovrebbe essere per entrambi, giusto? Perché ho visto due basket. Sì, esatto. Ok. Sì, diciamo che sono due certificati gemelli, se volete... quello che cambia di quei due che ha appunto messo le persone per Paolo mi pare sia soltanto la barriera della cedola, che è 55 per un certificato e 58 per l'altro, per il cedolino intendo. Esattamente. Allora, poi vediamo anche l'altro, nel frattempo, soprattutto per chi anche chiede l'ISIN IT 000 6745 670. Allora, anche qui ci sono chiaramente delle cose che piacciono sia in ottica immediata sia in ottica prospettica, perché parlando di maxi coupon c'è sempre da considerare cosa succede nell'immediato e poi effettivamente nel dopo. I certificati con maxi coupon tipicamente hanno dei premi importanti all'inizio e per questo chiaramente vengono strutturati su più titoli con barriere che successivamente diventano più alte, perché bisogna dare molto rendimento immediatamente. Dopodiché o il premio diventa più basso, quindi la cedolina, appunto come l'hai chiamata tu, o comunque il trigger cedola, quindi la condizione per incassarla, o la barriera capitale, tendono a essere chiaramente più alti. In questo caso invece, a nostro avviso, questa emissione spicca sul mercato insieme all'altra su titoli esteri, perché nonostante il maxi premio iniziale del 15%, dopo mantiene un ottimo profilo di rischio rendimento, perché l'8% annuo con effetto memoria dato da coupon trimestrali del 2% viene pagato a fronte di una barriera del 55%, rimane la memoria come già detto, ma soprattutto anche per il rimborso del capitale si guarda la barriera del 50% osservata sulla scadenza. Se andiamo a guardare in questo momento i titoli, abbiamo Fiat più 16 insieme ad STM, Unicredit più 6, Eni più 2, il worst off è Telecom che è in rialzo dello 0,8. Quindi il certificato si acquista in area 1050-1060, dove la prima cedola del 15 verrà staccata adesso fra 15 giorni circa, e poi dopo il certificato diventa una classica Phoenix Memory, come insomma sottolinei tu, però con delle barriere oggettivamente molto basse. Voglio dire, Eni 6,77 non l'ha mai fatto, Telecom 0,26 stesso discorso, Unicredit 5,71 mai toccato nella tua storia, STM e Fiat invece quei prezzi l'hanno visti, ma insomma si trattava di altre situazioni. Il prezzo chiaramente, come Marco sottolinea, è un prezzo alto, ma è dato dal fatto che se fosse rimanendo così le cose, a settembre 2020 il certificato rimborserebbe, a quel punto darebbe quei 150 di maxi coupon più 60 di cedoline, quindi sono 210 euro di premio. A settembre 2020 sono 10 mesi, non può quotare sotto la pari, è impensabile, anche perché a parità di sottostante, dove tra l'altro il worst off è Telecom che non stacca neanche dividendi, quindi stiamo parlando di un certificato che in questo momento sta guardando con buona probabilità al richiamo anticipato. Dopodiché da qui a settembre 2020 c'è un'eternità, può succedere di tutto, ma il prezzo è influenzato proprio da queste dinamiche, quindi non deve sorprendere che si acquisti a questi prezzi. Tra l'altro, Luca, tu in qualsiasi momento devi salutare, naturalmente interrompimi. Sì, guarda, io stavo proprio per scappare, quindi visto che mi hai chiamato in causa ne approfitto per ringraziare, per salutare tutti. Lascio poi a te Pierpaolo spiegare l'ultimo certificato che avevamo in programma, che poi è stato candidato anche all'Italian Certificate Awards. Secondo me è molto interessante, ormai il certificato è stato richiamato, però in 7 mesi di quotazione ha pagato 18,75% di cedole.
quindi sì, sicuramente ce lo teniamo per la fine. Esatto, lo lascio descrivere a te. Di nuovo, grazie mille a tutti e alla prossima. Buona serata. Grazie Luca, grazie della compagnia, ma soprattutto di avermi assistito perfettamente anche oltre nella spiegazione, anche per l'aspetto appunto dell'audio. Allora, intanto, grazie ancora, ciao Luca, ti salutano in molti nel frattempo, quindi ti giro tutti i saluti. Ciao a tutti. Ecco, quindi concludendo, il certificato interessante, abbiamo detto per questi motivi 1059 con barriera al 50%, l'altro che è un gemello, come si diceva, quindi andiamo a vedere, in questo caso il prezzo è più basso perché il certificato ha dentro Renault come titolo e quindi abbiamo stessa identica dinamica, 15% di maxi coupon che verrà pagato adesso, che poi tornando, stavo terminando appunto un ragionamento che si acquista a 1050 il precedente su titoli italiani, se togliamo 150 euro che verranno anticipati già fra 15 giorni o poco più, rimane un prezzo di carico di 900, quindi in realtà non è poi così alto, ecco, mettiamola così. Sicuramente più a buon mercato è questo che successivamente al pagamento del maxi coupon ha un premio trimestrale del 2%, in questo caso sale leggermente la barriera da 55 a 58, i titoli sono Renault, Vodafone, Bayer, British American Tobacco e Crédit Agricole, dove il peggiore è appunto Renault in ribasso del 20% dell'emissione, però abbiamo 58% per il pagamento dei coupon con effetto memoria e 50% per la protezione del capitale a scadenza. Insomma, per chi dovesse avere ancora delle minus che sono lì, che non sono state recuperate e quindi sono lì per scadere da qui ad un mese e mezzo, ecco, queste potrebbero essere due idee nel panorama dei certificati da Natixis, perché coniugano la maxi cedola del 15% con delle barriere sia sui coupon trimestrali che per il capitale effettivamente molto basse, quindi è, insomma, sul mercato non è frequente trovare questo genere di struttura così. Poi naturalmente c'è chi magari può essere più preoccupato di Renault, chi magari da altri titoli, però ad esempio Vodafone, rispondendo a Marco, può anche preoccupare, però 80 di quotazione in questo momento è lontana circa un 40%, se non di più, 45%, quindi insomma, però è evidente che sono certificati che si portano dietro la componente di rischio, altrimenti non potrebbero pagare il 15% subito e poi l'8% annuo con effetto memoria. Quindi guardiamoli per la parte di diversificazione dell'azionario e soprattutto se c'è l'esigenza di andare a recuperare minusvalenze. Prima di eventualmente andare a vedere il certificato che ci ha segnalato Luca e prima naturalmente anche di salutarci, volevo darvi un'ultima, ecco, esattamente, Massimo mi scrive se abbiamo qualcosa sugli indici. Sugli indici ci sono dei certificati, noi in particolare ne abbiamo selezionato uno che è un ritorno un po' alle emissioni di tipo multibonus, quindi che non pagano coupon, però in questa fase, se non c'è l'esigenza di avere un coupon mensile o trimestrale, con la volatilità che c'è in questo momento sul mercato, ci si può anche dirigere verso questo genere di proposta, premettendo che chiaramente è un momento un po' difficile. Per quale motivo? Perché un mercato tendenzialmente sempre molto positivo, comunque sui massimi, con una volatilità molto bassa, comporta che i prezzi dei certificati siano tutti abbastanza alti, e poi se poi si verifica una fase correttiva pronunciata o addirittura un'inversione, poi a quel punto ci si trova ad aver acquistato chiaramente su prezzi più alti, non solo per il posizionamento dei sottostanti ma anche per la componente volatilità. Però c'è anche da dire che se si aspetta questa correzione stando alla finestra, si rischia di rimanerci per mesi, come sta accadendo in questo 2019. Quindi noi l'emissione l'abbiamo individuata, dopodiché si può chiaramente considerare a seconda di quello che è l'obiettivo. Nel caso specifico, quindi, certificato che non paga il coupon, che tra l'altro può essere indicato anche per chi non ha quell'efficienza fiscale sui coupon che consente la compensazione immediata, perché ricordiamo che alcuni intermediari non compensano immediatamente e quindi avere le cedole nel frattempo
è irrilevante perché non va a compensare la minus, però magari nel frattempo fa piacere per il fatto di riuscire a incassare nel durante. Il certificato lavora su un basket worth off di 3 indici, nel caso specifico FTSE MIB, S&P 500 e SMI di Zurigo. Due dei tre indici, S&P 500 e FTSE MIB, sono in rialzo del 3% circa. Lo SMI di Zurigo invece è in rialzo dell'1,30%, quindi in questo momento è il worst off. Il certificato, come detto, non paga coupon, ma prevede il pagamento di un unico premio dell'11% alla scadenza dei 2 anni dall'emissione, certificato che è stato emesso da poco, quindi sono 11 mesi circa sono 23 mesi circa da oggi, 11% di premio, quindi 5,5 annuo, che verrà pagato a fronte della tenuta della barriera al 67% da parte del worst off, quindi non deve perdere più del 33%. È tutto molto interessante, chiaramente riferito a quelle che sono le condizioni attuali di volatilità, perché in un momento in cui invece i mercati inizieranno a scendere oggi, domani o fra 10 anni, questo naturalmente io non lo so, però quando la volatilità tornerà a crescere, il 5,5 annuo anche su indici sarà poco. Oggi è quello che passa il convento. Quindi barriera 67%, però purtroppo di tipo continuo, cioè una barriera che verrà osservata in continua. Quindi come interpretare questo certificato? Chiaramente in ottica di diversificazione, perché in questo momento è alla ricerca di alternative a fondi azionari, a ETF, dove quindi l'eventuale caduta del 40% da parte di uno di questi indici avrebbe comunque delle conseguenze negative sui portafogli. Ecco, per chi in questo momento, ad esempio, sta inserendo nell'asset allocation un ETF sull'azionario, un fondo azionario internazionale, dove non ci sono chiaramente garanzie di risultato e un eventuale meno 20 porterebbe un meno 20 immediatamente, questo certificato invece fino a meno 33% protegge, e sotto il 33% di ribasso a quel punto va a comportare una perdita esattamente pari a quella dell'indice, tenendo presente che quota in questo momento praticamente 1015, quindi con un rialzo dell'1,5% rispetto all'emissione, con il worst off in guadagno dell'1,30%, quindi quota sulla componente lineare, cioè praticamente non comporta premi rispetto all'acquisto del sottostante. Questo naturalmente è un'idea su indici per chi vuole in questo momento un qualcosa che non abbia necessariamente coupon. Viceversa, utilizzando la ricerca avanzata, e tra l'altro rispondo a Marco che inizialmente ci sottolineava come l'inserimento dei certificati in database si fosse fermato al 4 novembre, nella realtà non dovrebbe essere così, almeno adesso provo a guardare assieme a te, però mi sembra di vedere qui, ad esempio, tra i nuovi in quotazione ci sono certificati, ecco, lo possiamo vedere qui. Questa è la data di quotazione, 20 novembre 19, 15, quindi non siamo fermi al 4 novembre. Ci sono certificati che sono stati, come puoi vedere qui, quotati anche più recentemente. Questo più in generale per quanto riguarda l'inserimento, per rispondere a chi all'inizio aveva chiesto, mi sembra fosse Marco. E per quanto riguarda il certificato, che invece, e andiamo a concludere, naturalmente se ci sono domande o altre segnalazioni sono ancora a disposizione, molto, insomma, mi fa piacere naturalmente andare a vedere. Luca Pini, prima di andare via, ci aveva appunto segnalato questa emissione, che è stata un'ottima idea di prodotto per il 2019, perché non solo ha permesso di portare a casa il risultato positivo, ma anche di generare un rendimento definitivo utile per la compensazione delle minus per chi ha anche il trattamento fiscale, ad esempio di Deutsche Bank piuttosto che di Mediolanum, di UniCredit o delle tante banche popolari, cioè coloro che non compensano immediatamente i coupon. Nel caso specifico, il certificato ha staccato 6 cedole mensili del 3%, quindi prevedeva il pagamento di coupon mensili del 3% a fronte della tenuta del 50% da parte del peggiore tra i titoli del basket, e poi già entro l'anno, ovvero a partire da ottobre, l'osservazione per il rimborso anticipato con un premio dello 0,75 a quel punto dopo l'esaurimento dei primi 6 coupon. Il certificato quindi aveva come titoli sottostanti Sogen, Societe Generale, Fiat, Adidas, STN. Alla data di osservazione di novembre
ovvero l'11, è andato in rimborso anticipato, pagando quindi 6 premi del 3% più l'ultimo premio dello 0,75 per un totale di 18 punti e 75. Straordinario risultato, sia in considerazione del periodo, è stato emesso ad aprile e quindi da aprile a novembre in 7 mesi 18 punti e 75, ma anche per in virtù del fatto che ha permesso di incassare il 18% di premi effettivamente utili anche alla compensazione delle minus 2019 per chi ha il trattamento fiscale che compensa solamente quando il reddito diventa definitivo. Quindi certificato che ha avuto una storia eccezionale, brillante per la struttura e chiaramente è evidente aiutato dal mercato. Devo dire che noi lo abbiamo più volte segnalato come idea proprio per chi ha la compensazione non funzionale al recupero delle minus a breve e il mercato ha dato una mano, quindi da una parte l'idea di prodotto, dall'altra il mercato e quindi si è arrivati al risultato. IT 000 6744830 in questo caso è un certificato che non può essere acquistato perché è già rimborsato, ma utile per eventualmente per la votazione agli Italian Certificate Awards per chi lo ritiene un bel prodotto e una bella idea di prodotto. Poi da lì ne sono arrivati altre nel tempo con questa struttura, ma questa è stata una delle prime e quindi ha dato soddisfazione. Allora, vediamo un po' se ci sono ancora domande, altrimenti diciamo che abbiamo concluso il nostro tempo a disposizione. Credo tra l'altro che in questa seconda parte del webinar l'audio sia migliorato perché non sento più il ritorno. Vediamo un po' se, ecco, c'è un'ultima segnalazione, quindi la prendo così come arriva e quindi andiamo a vedere di cosa si tratta. In questo caso è un classico Phoenix, tra l'altro emesso nel 2018, andiamo a vedere assieme, quindi indici anche in questo caso, quattro indici, tra l'altro tutti molto positivi, perché abbiamo FTSE MIB a più 22, gli altri a più 14, più 15, il certificato andrà in osservazione per il rimborso anticipato adesso il 29 novembre, con altissime chance di rimborsare, perché la condizione per il rimborso anticipato è che il best off, il worst off, scusate, sia almeno al 100%, quindi a meno che ci sia una discesa del 13-14% da qui al 29 novembre, il certificato andrà in richiamo anticipato. Ha pagato finora tre premi dell'1,25 e adesso andrà in pagamento il quarto e ultimo. Quindi rimborso 1000 e più il coupon dell'1,25, certificato che attualmente è in denaro a 1008,10. Credo che non ci sia più molto spazio, tranne che eventualmente in caso di scarico, quindi vendita sul bid da parte di qualcuno, perché appunto ecco, vedo che oggi forse appunto ha scambiato a questi prezzi 85 pezzi a 1008. Quindi ecco, per chi magari ha già incassato coupon potrebbe essere un buon prezzo per vendere, chi invece in questo momento è alla ricerca di qualcosa anche per portare a casa un minimo rendimento, 1.008, rimborso 1.012,5, questo alla data del 29 novembre. Quindi chi volesse portare a casa qualcosina c'è comunque uno 0,40 circa sulla data di fine mese. Quindi lo spazio è veramente poco, però ci sono anche insomma, delle altissime chance di rimborso. E bene, va bene. Allora, diciamo che abbiamo dato un'occhiata a molti prodotti, alcuni naturalmente più acquistabili, altri anche a titolo di consacrazione di un buon investimento per quelli che sono stati anche le candidature agli Italian Certificate Awards. Vi ringrazio per la vostra partecipazione numerosissima, che ci spinge a considerare l'ipotesi di provare anche a testare un nuovo orario, dal momento che siete stati numerosissimi e avete anche dimostrato di apprezzare con la vostra testimonianza. Vi ringrazio nuovamente per la partecipazione e vi auguro buona serata, un saluto a tutti.